sacco di burro e prosciutto. Allora, quando pensate a Zurigo o alla Svizzera in generale, a cosa pensate? Cioccolata? Formaggio, il lago, le montagne. Bravo, gli orologi, esatto. Allora, ho pensato che potremmo fare una caccia al tesoro. Ognuno di noi deve andare alla ricerca dell'orologio più costoso che sia già stato acquistato. Okay. Quindi, e vince chi trova l'orologio più costoso. Che possiamo sapere? E si va e gli chiedi. E facciamo così, tu, io. Tu, io. E te? E viene bello. Ma ci divertiamo. Fatta, dai, sigliamo l'accordo. E chi vince? Cosa vince? Dobbiamo decidere il premio. L'orologio. Oddio, guarda che cappello. Il pranzo prima della challenge. Ci prepariamo. Finito di pranzare, adesso iniziamo la nostra gara. Caccia al tesoro. Tra un'ora ci troviamo qua. 13:42. Ok, alle 2:42 saremo qui. Pronti? Buona via. Fortuna! Ho un'idea. Qui è pieno di negozi di orologi. E quindi mi piazzerò fuori ad un negozio di orologi e niente, aspetto che la gente compri qualcosa, immagino. Excuse me, guys. I'm doing a challenge on YouTube and do you have a watch? You don't wear watches? No. Ok, thank you, never mind. Questo, gli asiatici di solito portano sempre vestiti caretti e di marca, speravo avessero orologi, ma a quanto pare no. Ma dimmi te cosa ci fa fare Arianna? Siamo proprio il tipo di persone outgoing, comunque proviamo a fare del nostro meglio. Qui siamo a Cartier, vediamo se c'è qualcuno che potrebbe avere un orologio. I'm doing a challenge and I'm looking for someone who's wearing a very expensive watch. You still have to enter, but do you have a watch right now? Wait. Okay, what is this? Omega. Omega. Do you know how much you spent for? Approximately 500. Okay. Okay, great. Thank you. Yeah, I just heard you, but mine's not so expensive. Okay, never mind. Thank you. Are you wearing an expensive watch? No, sorry. Are you looking for it? I guess. Yes. Okay, great. Thank you. No. Not yet. No. Okay. Okay, thank you. Non l'ho detto veramente. Sara, sto continuando a proporre strategie per imbrogliare, chiaramente. Tipo di fotografare i campanili perché hanno un valore inestimabile. Ha detto orologi, non orologi da polso. I'm doing a challenge and I'm looking for someone wearing a very expensive watch. Do you have a watch? We don't have. You don't have a watch? But not expensive. It's not expensive. It's not too expensive. Okay, well, how much do you know how much you spent for it? 2,000. Okay. Okay, thank you very much. Ci sono un sacco di macchinone. Ci sarà un hotel, vediamo. I'm doing a challenge and I'm looking for someone who's wearing an expensive watch. Do you have a watch? Nothing. Okay, thank you. Yes, but not expensive. Okay. Do you know how much you spent for it? It's under 20. No? Yes, but not an expensive one. How much do you think? No, thank you very much. Thank you di che? Non ho capito. 10 minuti e non abbiamo ancora combinato niente. La situazione è tragica. Ah, questi forse posso aspettare qua fuori qualcuno che esca, perché qua sembra veramente una cosa figona e dicono che si entra solo per appuntamento. No, I can't. I don't think they will appreciate.
dobbiamo ancora rompere il ghiaccio, ma le condizioni atmosferiche non sono molto d'aiuto visto che stiamo congelando. Aiuto. Excuse me, I'm doing a challenge and I'm looking for someone who's wearing an expensive watch. Do you have a watch? Yes. Can I see it? And... You need to... Wow. And how much did you spend, if I can ask? Too much. Okay, good one. Do you know how much you spent? We have a Twitter Dutch. Ah, francese? No, italiano? Or, you know. Sorry, German is not my language. Ah. Wow. Okay, ah, canto. Oh, wow. Vous connaissez? Oui, c'est Rolex. Yeah. Rolex, wow, thank you. Thank you. Mi sa che questi hanno speso veramente tanto per il loro orologio, perché non volevano dirmi quanto hanno speso ed erano tutti dei Rolex. E quindi quasi quasi da adesso magari faccio una cosa un po' diversa. Mi hanno detto che c'è un hotel super figo da qualche parte qui in questa piazza, devo trovarlo, e poi mi è venuta un'idea. Arianna poteva scegliere una challenge più facile. Questo freddo, uffa. Non siamo capaci. Ora qui c'è l'Hotel Savoy, che a quanto pare è molto prestigioso. Quindi magari provo a vedere se esce qualcuno. Vabbè, questo non mi cerca. Adesso c'è la Toyota. Forse aveva un buon orologio, perché in realtà era in un Uber. Era la... vabbè, dai, trovo un altro. Sono appena passate un po' di macchine importanti. Quindi immagino stiano arrivando qui, ora vediamo, non so se c'è un'altra entrata all'hotel, stanno cercando tutto il parcheggio. Fuori dall'hotel, ma potrei sembrare un po' una matta, quindi magari non lo so se stare un po' distante, perché la gente qua se no sì, si fa un due domande. Scusa vetrina, potrei chiederti quanto costa l'orologio che hai esposto? 19.500 franchi. Wow, è tantissimo! Grazie mille per aver contribuito alla nostra challenge. Excuse me, yes. I'm doing a challenge and I'm looking for someone who's wearing a watch. Don't make the picture, please. Okay. Non lo so, vabbè. C'aveva pure la Volvo sfigatina, secondo me era magari del cartello. Sare macchinoni, ma non entra nessuno da qua, secondo me c'è un'altra entrata. Magari li seguo. Ah sì, buona idea, li seguo. Penso di non aver mai guardato così tanti polsi come oggi. And I'm looking for someone who's wearing expensive watches. I don't. Okay, oh, okay, thank you. I feel a little bit uncomfortable with that. Okay, yeah. Don't worry. Okay, thank you. Cambio location perché qua stanno iniziando a guardarmi strano. In 50 minuti non siamo riusciti a intervistare nessuno. Farò un ultimo tentativo chiedendo a un buttafuori di un negozio di moda. Pensavo di andare al casinò, però c'è la polizia di fuori, ora non... Vabbè, proviamo. They told me I can't do a video. No, it's not allowed to film. Okay, so never mind. Okay, thank you very much. Il casino non si può entrare, oltre al fatto che c'è la polizia, che sembrano dire cose brutte. Ecco, il buttafuori a cui chiederò l'orologio è quello lì dietro. Fatemi in bocca al lupo. Roberto. Purtroppo mi ha scaricato. Alto! Il campionato del mondo è finito. Però ci ho provato.
provata e mi ha detto che aveva solo 5 minuti di pausa e, non, e parlava pochito English, quindi non è andata a buon fine, ripperino. Allora in realtà è pieno di gente che potenzialmente potrebbe indossare gli orologi veramente costosi e quindi in realtà non è difficilissimo trovarla, però il fatto è che non ti dico. Excuse me. I'm doing a challenge and I'm looking for someone wearing an expensive watch. Yeah. And I saw yours. Can I ask you how much you spent? It's 250,000. How much? 250,000. Okay, thank you very much. Bye bye. 150,000? Eccoci! Allora, com'è andata? Avete chiesto a qualcuno? Ha chiesto. Dai, e cosa ti ha detto? Che non aveva tempo di rispondere. Ah, quindi ho vinto? Sì. Io ho chiesto tantissimi, farò vedere il video. Questo orologio tempestato di diamanti, 250.000 euro. Buota, vabbè. Quindi è stata una bella esperienza. Dai. Ogni tanto bisogna uscire dalla propria zona di comfort. Esatto. E quindi adesso facciamo un giretto.